Buongiorno, sono Guido Gallese, il vescovo di Alessandria, e vorrei accompagnarvi nella interpretazione, nella lettura del testo del capitolo 2 del Vangelo secondo Giovanni, i primi 11 versetti, sulle nozze di Cana. Ed è il Vangelo della seconda domenica del tempo ordinario anno C. Questo testo è un testo molto conosciuto da una parte, ma nello stesso tempo è anche un testo misconosciuto, perché lo conosciamo nel suo involucro più esteriore, ma sappiamo che San Giovanni aveva un modo di comunicare particolare, perché egli comunicava attraverso il racconto di eventi della vita di Gesù nei quali leggeva dei significati particolari, ed è proprio in quella prospettiva che li riporta. Per cui farci l'occhio non è immediato. La prima volta che io ho sentito dire queste cose ho detto: mamma mia, che lucubrazioni da esegeti che vogliono trovare a tutti i costi le cose strane. Invece poi col tempo ho capito che proprio l'Evangelista Giovanni aveva uno sguardo particolare sulla realtà, che ha meditato per tanti, tanti, tanti anni dopo la morte di Gesù, dopo i quali si è deciso a scrivere il Vangelo. Perciò, in questo episodio, nel quale l'Evangelista Giovanni ci descrive questa storia delle nozze in questo paesino, Cana di Galilea, dove ci sono due che si sposano, la festa di nozze, il vino che viene a mancare, Maria che va da Gesù e dice non hanno più vino, e Gesù che le risponde: donna, che cosa c'è tra me e te? Come dire, qual è la nostra relazione? È un brano che sembra, come dire, non mi scocciare, tradotto in italiano in modo un po' così familiare, ma in realtà è molto più profondo. Qual è il legame tra me e te? Non è ancora giunta la mia ora. C'è un legame invisibile e particolare, perché in realtà il legame che vuol mettere in luce Giovanni è quello tra Gesù, non e sua madre Maria, ma la chiama donna apposta, perché tra Gesù e la donna, colei che viene interpretata come donna, ma non è sua moglie, perché sennò si sarebbe pensata a una cosa umana. La donna, colei che è nata senza peccato, originale, e che impersonifica la Chiesa. Dunque Maria, che è immagine e modello della Chiesa, ha un legame speciale con Gesù, perché è una cosa sola, come una cosa sola diventano l'uomo e la donna quando lasciano il padre e la madre e diventano una carne sola, uniti nel matrimonio. Ma Gesù e la Chiesa sono una cosa sola, nel senso che sono un solo corpo. Il corpo mistico di Cristo è la Chiesa. Dunque, la Chiesa è quella che dice a Gesù, che dice di Gesù ai suoi servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. E qui viene dato un esempio di quella che è la vita cristiana in un microcosmo, è la vita della Chiesa in relazione con Cristo. E qual è questa relazione? Qual è la relazione tra me e te, o Chiesa? È una relazione in cui la Chiesa dice ai suoi servi: qualsiasi cosa vi dica, fatelo. E Gesù fa delle cose strane, cioè fa riempire d'acqua 6 giare da 80-120 litri circa, usate per la purificazione dei giudei. C'è tutto il simbolismo giovanneo, 6 numero della imperfezione, usate per la purificazione dei giudei, l'allusione all'antica alleanza, quindi l'imperfezione dell'antica alleanza, vengono riempite con l'acqua. Sono tanto, no? Perché sono tra 480 e 720 litri. Una quantità spropositata, ma
poi dice di attingere e portarne in tavola, portarne in realtà a colui che dirige il banchetto. E questo assaggia e assaggia vino. Ma i servi sanno che cos'era, che era acqua. Ecco, la vita della Chiesa è questa. Abbiamo a che fare con cose molto semplici, ma Cristo le trasforma. Il vino è il segno dell'alleanza nel sangue di Cristo. Lo dirà nell'ultima cena, ma questo si saprà solo alla fine. Gesù trasforma tutte le cose e la Chiesa deve fidarsi a fare le cose che Gesù Cristo le dice. Credo che sia un Vangelo che abbia un contenuto estremamente profondo e che dobbiamo imparare a vivere nella quotidianità e nella semplicità delle nostre giornate. Abbiamo ricevuto questa domanda. Sono un insegnante di religione al 10° anno di insegnamento. Sono volenteroso e grande appassionato del Vangelo, ma attraverso un momento di grande sconforto. I miei ragazzi, insegno alle medie e al liceo, sono immersi in questa cultura dell'eterno presente, un po' nichilista e un po' gender fluid, ma senza nessun riferimento vero, chiaro, eterno. Non so come poter intercettare la loro attenzione parlando di Vangelo. Mi sembrano due mondi inconciliabili. Mi dica come posso fare, come posso accendere la scintilla. Grazie per l'aiuto. Questo è un po' un trattato di pastorale che bisognerebbe fare in un attimo ed è molto difficile. Io mi limito semplicemente a dare un piccolo suggerimento, una piccola prospettiva di sguardo al problema. Veramente per noi si tratta di accendere una scintilla, ma accendere una scintilla è importante da un punto di vista del tempismo. Sapete come funziona per un motore? In un motore bisogna accendere la scintilla non quando stiamo buttando via i gas nello scarico, ma quando abbiamo terminato di aspirare il carburante nella camera di combustione. Per un educatore accendere la scintilla vuol dire essere vicino ai ragazzi nel momento giusto. Allora uno deve proporre dei contenuti come può, nel modo più attraente possibile, più fruibile possibile, durante il tempo. Poi, per accendere veramente la scintilla, bisogna che questi ragazzi siano in un momento in cui hanno bisogno del nutrimento vero, ed è lì che si accende la scintilla. È quando hanno problemi, quando sono in difficoltà, quando hanno bisogno di una mano, che la parola di Cristo, che è eterna, diventa risplendente. Perciò una delle attenzioni più grandi che dobbiamo avere per accendere scintille nella vita delle persone è proprio quella di saper guardare il momento giusto e attendere il momento in cui le persone hanno bisogno di qualcuno che si faccia compagno di strada. Spero che questo suggerimento molto semplice possa essere d'aiuto.